Situazione surreale, neanche a Ferragosto c'è del vuoto come oggi. Evidente, si vede che evidentemente si capisce che la gente ha paura. Comunque di persone a piedi ci sono, sono tutti con i cani. Non ho mai visto tanta gente come oggi che porta a giro il cane. Monte Catini Terme, situazione molto triste. La mia faccia dice tutto, ragazzi. Io spero solo che finisca presto questa situazione, perché è veramente tragica. Sono 15 giorni che non esco e oggi sono dovuto uscire per forza, devo andare a fare un pagamento e quindi esco. Ma è veramente triste la situazione. Poi la mascherina, c'è un caldo della Madonna, si muore dal caldo che a malapena si respira. In giro non c'è nessuno, non è neanche possibile, non c'è proprio nessuno. Poi siamo dovuti arrivare anche a doversi autocostruire le mascherine. Siamo messi veramente male. Da 20 giorni che sto a casa e la mascherina me la sono dovuta fare da solo perché non si trovava. Avevo troppo caldo con lo scaldacollo. Tanto l'importante è parlare il meno possibile con le persone e che altro mantenere la distanza. E adesso mi trovo precisamente in Corso Nuovo e la situazione è veramente molto critica. Io ho fatto la mia commissione e adesso torno a casa. Piazza del Popolo, veramente deserta, guardate qui, veramente surreale. Una volta mi sembrava strano quando guardavo quei filmati anche al TG degli stati occidentali che ancora oggi sono dovuti ancora oggi sono obbligati a uscire con le mascherine. E mi sembrava strano quando guardavo quelle immagini lì. Invece purtroppo ci siamo arrivati anche noi, per colpa di un nemico che è invisibile ma veramente forte. Ragazzi, io sono quasi arrivato a casa, quindi vi saluto. Non vi dico nient'altro perché non so quando rifarò un altro video, anche perché in questi giorni qui non è che posso fare video, non si può neanche uscire, quindi io rispetto le normative e ripeto, sono uscito soltanto oggi perché avevo da fare delle commissioni, ma ora me ne torno a casa e rimango varicato in casa. Ciao a tutti ragazzi, state attenti e ricordatevi di mantenere sempre la distanza.